Questo è il racconto di un viaggio molto speciale, organizzato dal MOFA, Ministero degli Affari Esteri coreano, per un gruppo di influencer di tutto il mondo, alla scoperta di alcuni dei siti patrimonio dell'UNESCO della Corea. Annyeonghaseyo da Seoul. Io sono felicissimo di essere stato invitato, grazie all'intercessione del Consolato Generale Coreano di Milano. È una giornata meravigliosa, c'è un sole pazzesco, adesso vi faccio vedere quanto è bella Seoul dalla mia finestra, e ci saranno con me altre persone appassionate di Corea di tanti paesi del mondo. Insomma, sarà bellissimo e cercherò di raccontarvelo al meglio. Che panorama pazzesco. Seoul è sicuramente una delle città più belle del mondo, ma nelle giornate di sole diventa veramente incredibile. Dopo le prime presentazioni con il gruppo e le guide, si inizia con le visite. Primo step, il Palazzo Reale di Cheongdo-gung. Il Cheongdo-gung è uno dei 5 palazzi reali di Seoul ed è anche il meglio preservato. È stato costruito nel 1405 dal re Taejong, il terzo della dinastia Joseon. È stato distrutto dai giapponesi nel XVI secolo e poi ricostruito nel 1610. Da allora è stato dimora di ben 13 re. Cheongdo-gung è stato designato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997 ed è considerato un capolavoro dell'architettura coreana, soprattutto per quanto gli edifici sono in armonia con l'ambiente naturale. Una delle caratteristiche, la caratteristica più importante del palazzo di Cheongdo-gung è il Secret Garden, il giardino segreto. Il Secret Garden, o B1 in coreano, è un'area di 32 ettari che era di uso privato della famiglia reale. Nemmeno gli alti funzionari potevano accedervi senza il permesso del re. A differenza del resto del palazzo, che può essere visitato liberamente, il Secret Garden invece va visto nei tour guidati. Quindi venite qui e prenotatevi alla biglietteria. Il giardino si raggiunge dopo una breve camminata. Qui la regina veniva a riposare e rilassarsi. E ci credo, perché è veramente un posto incantevole. Ancora una volta si nota tantissimo l'amore incredibile dei coreani per la natura. Tra l'altro, la stagione è perfetta. L'autunno è decisamente la stagione più bella per visitare il palazzo e il Secret Garden, perché le piante, gli alberi hanno i colori più belli. La visita si apre con lo splendido padiglione di Buyeongjeong, costruito durante il regno del re Cheongjo nel XVII secolo. Qui il re veniva ad ammirare i fiori e leggere poesie, e occasionalmente organizzava ricchi banchetti per coloro che passavano gli esami di Stato con risultati eccellenti. Ma soprattutto amava pescare nello stagno di Buyeongji. La forma di questo bellissimo stagno artificiale non è casuale, è quadrata e rappresenta la terra, mentre l'isolotto in centro è rotondo perché rappresenta il cielo. Ma la visita continua e la guida ci racconta una cosa davvero interessante. Only 46 was the average lifespan of the king. La longevità era il desiderio più grande, era quello che tutti avrebbero voluto avere, in particolare i reali, che pensate vivevano meno in media della popolazione comune. L'età media per i reali era 46 anni, per questo il palazzo è strapieno di simboli di longevità, e in particolare c'è la porta della longevità. Dicono che passarci sotto faccia rimanere giovani, e quindi naturalmente adesso lo devo fare, anche se probabilmente sarei già morto se fossi un reale, ma va bene. Per sicurezza ci passiamo un'altra volta al contrario, magari funziona lo stesso, vediamo. Questo è il padiglione del loto. Il loto era un fiore amatissimo, sacro per i reali, perché rimane
sempre puro anche se cresce nel fango. Il bosco è splendido, veramente. Pensate che ai tempi dei reali in questo bosco vivevano anche le tigri. Sì, perché in Corea vivevano le tigri, oggi purtroppo sono estinte, ne rimangono forse soltanto alcune in Corea del Nord. Però non, ok, non ci sono più le tigri, ma è pieno di gatti e sembra che i reali fossero dei grandissimi amanti dei gatti anche loro, come me, quindi... Oltre a essere un luogo di svago, il Secret Garden era anche teatro di cerimonie, feste, tornei di tiro con l'arco e parate militari organizzate in onore del re. Uno dei miei punti preferiti è il padiglione di Cheongdokjeong, con il suo soffitto riccamente ornato. Sulla colonna un'iscrizione che recita: "Tutti i ruscelli del mondo hanno una luna che gli si riflette sopra, ma la luna è una sola e sono io, il re, e voi, miei sudditi, siete i ruscelli." Modesto il re di Joseon. In questo punto, tra l'altro, del giardino hanno girato alcune scene di Kingdom, il bellissimo drama di Netflix. Per ora non ho incontrato zombie, ma c'è sempre una speranza. E dopo la bellissima visita al palazzo, si cambia completamente atmosfera per celebrare un'altra eccellenza coreana, la cucina. Non dimentichiamoci infatti che il kimjang, cioè la preparazione del kimchi, è anch'esso patrimonio intangibile dell'umanità. Siamo ospiti del Lanchik Space IEM, un centro dedicato allo studio e alla promozione della cucina coreana. Questo bellissimo spazio ha un ristorante, un museo che racconta la storia di tutte le tecniche, gli utensili e gli ingredienti, e anche un bar caffetteria dove si possono provare tutti i tipi di soju e di makgeolli. Purtroppo per noi non c'è tempo, ma ci aspetta qualcosa di altrettanto bello, una lezione di cucina tenuta da uno chef. And today, you know what we're making? Yes! We're going to make ovvero noodles di patate dolci con verdure e funghi e una frittatina a base di erba cipollina e peperoncino. Spiegato dalla chef sembra tutto chiaro e semplice, ma come me la caverò? È stata dura anche perché abbiamo cucinato a una velocità che neanche la prova del fuoco dei bei tempi andati, però questo è il mio risultato. Ah, niente male. Olioso forse, però vabbè. Il centro IEM si trova a Cheongno, in centro a Seul, a pochi metri dai palazzi reali. Se vi interessa la cucina, fateci un salto, perché è davvero fatto bene e le lezioni di cucina sono aperte a tutti. Si è fatta sera e per chiudere questa splendida giornata il ministero ci porta in cima al parco di Namsan, dove si trova l'omonima famosissima torre. Per salire usiamo la funicolare, che ci regala una bella vista sulla città illuminata. Ed ecco la Namsan Tower in tutto lo splendore dei suoi 236 metri. Inaugurata nel 1980, questa torre è diventata il simbolo della città di Seul e soprattutto al buio ha un fascino grandissimo. Giornata finita, sono stanchissimo, ma veramente molto felice. Devo dire che concludere qui dalla collina della Namsan Tower con questa vista pazzesca sulla città è meraviglioso. Non vedo già l'ora che sia domani. Buonanotte. Appuntamento al prossimo video con altre meraviglie patrimonio dell'UNESCO, questa volta fuori da Seul.